La quarta commissione consigliare permanente, presieduta dal consigliere comunale Pisano Pagliaroli, in collaborazione con l'FC Crotone Calcio, ha promosso il progetto A scuola da campioni. Il primo di questi appuntamenti si è realizzato nell'Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri di Crotone. È un programma di incontri nelle scuole della città con il quale, insieme al Crotone Calcio, si intende alimentare un maggiore spirito di integrazione sociale attraverso lo sport. L'iniziativa ha dunque una missione fondamentale: educare i giovani al rispetto e al fair play, premessa indispensabile per formare buoni cittadini. All'Istituto Vittorio Alfieri, il tecnico del Crotone Calcio Davide Nicola, Leonardo Capezzi e Maxwell Acosti. Certo, l'obiettivo della quarta commissione consiliare era proprio appunto quello di riportare lo sport tra la gente, perché se ne sente un po' il bisogno. Diciamo che ormai lo sport si vive tramite social, tramite pay TV. L'obiettivo della commissione è quello di riportare appunto i ragazzi, tra virgolette, in strada, a giocare lo sport, a viverlo con passione e con dedizione, come facevano i nostri genitori, come forse qualcuno anche della nostra età faceva. È sempre solo Forza Crotone. Sempre solo Forza Crotone, qualsiasi categoria esso, sì. Grazie. Sì, e quando l'amministrazione comunale ha lanciato questa proposta, nella fattispecie la quarta commissione comunale, la scuola ha inteso aderire perché ritiene che lo sport riveste una valenza educativa importantissima. Lo slogan che hanno coniato i ragazzi è accogliamo, integriamo giocando insieme. Io penso che l'integrazione, l'accoglienza e l'inclusione sociale possa avvenire soprattutto quando ci sono delle attività ludiche, sportive, musicali. E penso che nell'ambito della scuola l'integrazione sia una cosa importantissima. E avere la possibilità di stare a contatto con i campioni significa per i ragazzi avere concretamente, vivere concretamente l'esperienza di campioni che magari vediamo in televisione, che in effetti poi sono delle persone come noi, a prescindere dal colore della pelle, dalla religione, eccetera. E quindi io penso che questa iniziativa abbia avuto per i ragazzi una valenza altamente formativa. Quando si mettono insieme grandi squadre come il Crotone Calcio con bambini e ragazzi per parlare di valori sportivi, sicuramente sono cose positive, anche perché lo sport è portatore principalmente di entusiasmo, e quando si fanno le cose con entusiasmo e col sorriso sulle labbra, valori, principi, etica, diciamo, acquistano un valore e una marcia in più. La scuola di queste cose ne ha fortemente bisogno, come ha fortemente bisogno di politiche sportive che consentano a questi ragazzi di poter fare sempre più pratica sportiva, perché più è ampio il linguaggio motorio, più questi bambini riescono ad esprimersi sia nella volontà e anche nella pratica sportiva. Grazie.